Ciao a tutti, buon fine settimana e buon San Valentino. Spero di riuscire a caricare questo video prima di San Valentino, ma magari oggi stesso, che è il giorno prima, il 13 febbraio. E niente, in questo video vi annuncio una collaborazione con una bravissima ragazza che fa anche lei tutorial su YouTube, ma tutorial un po' diversi da quelli che faccio io perché li fa sui capelli, ma soprattutto sulle trecce. Si chiama Chiara, io vi lascio giù il link al suo canale e anche al video che abbiamo fatto appunto in collaborazione. Abbiamo pensato ad un look per una serata romantica o meglio ancora per San Valentino. Quindi questo è il trucco che ho ricreato, che ho fatto io. E giù vi lascio il link della sua acconciatura che è bellissima, che io ho scelto dalle sue. Ho scelto io, me l'ha fatta scegliere a me dalle foto che ha su Instagram. Vi lascio anche giù il suo nick di Instagram, così da poterla andare a trovare. È una ragazza bravissima, mi piacciono tantissimo tutte le sue acconciature. Poi le trecce, ora che ho i capelli lunghi, li trovo proprio bellissime. Io chiaramente non l'ho riprodotta perché io non lo so, non sarei molto, molto capace di riprodurre questa l'acconciatura che andrà a fare lei. Lei è molto più brava di me, questo è sicuro. Io se so fare una treccia simil normale. È più che sufficiente. E niente, io vi lascio il tutorial. Vi ringrazio per essere passati dal mio canale. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e tutte le nuove iscritte. Vi mando un bacione grandissimo e mi raccomando, andate a vedere il tutorial di Chiara. Ciao! Comincio applicando questa base cremosa di Essence che è la Stays No Matter What. Con cui metto tutti i nomi sotto. È la numero 07. La applico su tutta la base e su tutta la palpebra mobile, così, in questo modo, semplicemente, e la sfumo con le dita. Quindi con un pennello piuttosto grande, così, applico questo ombretto di Catrice, che è di questa collezione Pure Chrome, ed è il numero, come si chiama? Non ne ho la più pallida idea. Vi scrivo comunque tutto sotto. Lo applico semplicemente su tutta la palpebra. Dalla Naked 1, che è anche l'unica Naked che ho, prendo Back neanche un po' di Naked, li mischio, li uso come colori di transizione. In questo modo, così. Scarico il pennello. Prendo semplicemente con le dita un po' di Sidecar, che è questo ombretto super glitteroso, però prima di applicarlo applico un goccino di questa base per occhi di Essence, perché ha qualche glitterino questo ombretto, questo sidecar, e tende un po' ad andare per i fatti suoi. Questa è una base per pigmenti, quindi è piuttosto intensa. Lo prendo con le dita perché altrimenti è troppo volatile, come si dice, insomma. Avete capito? E la intensifico la parte dove ho messo prima quello di Catrice. Quindi con un altro pennellino a lingua di gatto prendo un nero matte, questo lo prendo dalla palette Showstopper di Sleek, e prendo un nero, semplicemente un nero matte opaco, che si sta, tra l'altro questa palette si sta tutta disintegrando, perché l'altra volta mi è caduto a terra, però vabbè. Lo metto proprio un goccino qui. Cerco di fare più o meno una V all'incirca. E con lo stesso pennello che ho usato prima per applicare i due marroni, sfumo tutto. Sfumo benissimo in questa parte.
Con un pennellino molto piccolo prendo, scusate, piuttosto presto, quindi sono ancora un po' addormentata, prendo Virgin, sempre dalla Naked, e lo uso come punto luce qui. E poi un pochino anche qua sotto l'arca da sopraccigliare. Questo eyeliner di Debbie. Ah, non so se avete notato la mia nail art come in tema. E allora, a me piace questo eyeliner, però lo trovo che prenda troppo prodotto, quindi un po' lo scarico qui, in questo modo. E passo una bella riga di eyeliner. In questo modo, cerco di guardare anche voi, però aspettate così. Io guardo dritto e faccio una V, così. In questo modo più o meno. Considerate che sono anche senza occhiali, quindi ci sta che viene una cosa un po' schifosa. Voi fatela meglio. Poi finisco il tutto. Ok, dopo che ho fatto questa bella riga di eyeliner, prendo una matita nera e passo vicino all'attaccatura delle ciglia per eliminare eventuali buchini e per intensificare anche l'eyeliner, perché questo eyeliner quando viene scaricato non scrive tantissimo, ma se non viene scaricato viene una cosa oscena. Quindi intensifico l'attaccatura delle ciglia e porto anche un pochino qui sotto. In questo modo. Un po' dentro. Sfumando. Sopra passo un pochino del pennello in cui era stato messo il nero opaco, ma scarico, ecco, senza prendere altro prodotto. Con quello che c'è sopra. Ecco qua. Quindi passo una bella pennella. Do una bella passata di mascara, anche due. Questo è il Definitive Volume and Curl di Deborah. Era una limited edition. Non è un granché questo mascara, eh? No, decisamente. Quindi dopo aver messo anche il mascara, che come vedete non è fantastico, il risultato è questo. Anche l'eyeliner non è venuto proprio benissimo, ma fa niente. Adesso io completo l'altro occhio e poi ci vediamo dopo. Ok, ho completato anche la mia base, ho messo fondotinta e correttore cipria, ho fatto i due occhi ovviamente, quindi adesso adesso riempio le sopracciglia con questo kit di Essence della Hello Autumn. Mischio i due colori, un po' più quello più scuro, e sistemo le sopracciglia. Perché con un trucco occhi così importante le sopracciglia sicuramente devono essere sistemate e devono essere messe in primo piano, altrimenti si rischia di proprio perdere la bellezza anche del trucco occhi. Comunque di un trucco piuttosto importante come è questo, che è stato pensato proprio per una serata importante. In questo modo già vedete la differenza. Riempio anche l'altro. Da questo trio di H&M di blush prendo questo più bronzato, per così dire, ecco, questo qui. E lo prendo con lo stesso pennello con cui ho usato il fondotinta e lo metto qui, qui e sfumo verso l'alto e faccio una sorta di contouring barra. Questo duo di il Rimmel Provoca Lips
Se non avete visto la mia review, vi lascio la mia review qui o anche qui sotto e andatela a vedere. E lo metto appunto su tutte le labbra, se riesco a trovare uno specchio. Ok, il rossetto è asciutto, quindi passo alla seconda fase, che è quella tipo gloss, non è un gloss. E io vi straconsiglio, come già facevo nell'altro video, questo rossetto perché comunque è un rossetto che è a prova di bacio. E se avete visto l'altro video sapete di cosa parlo. E quindi è perfetto per una serata romantica in generale o ancora meglio per San Valentino. Io sicuramente lo indosserò anche per San Valentino, questo rossetto, anche questo trucco sicuramente, e se avrò tempo di farlo. E niente ragazze, questo è il trucco finito. Questo è il trucco appunto finito. Ho un po' marcato un altro po' con il blush perché non si vedeva molto e senza occhiali non me ne rendo conto. Niente, io vi lascio alla fine del video l'immagine dell'acconciatura che ha fatto Chiara e cliccate sull'immagine se riesco, metto il link diretto al suo video o meglio al suo canale. Comunque vi lascio anche tutti i link qui sotto. Niente, io auguro a tutti un buon San Valentino, un buon fine settimana. Spero che questo video vi abbia dato qualche spunto, qualche ispirazione, sia il trucco occhi che il trucco bocca. Come al solito vi lascio giù tutti i miei link, Facebook, Instagram e quant'altro. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!